piazze si tingono di azzurro e di gioia incontenibile che all'improvviso esplode e spazza via la paura del Covid, le amarezze quotidiane e le incertezze per il futuro. L'Abruzzo intero la scorsa notte ha festeggiato la vittoria della nazionale di calcio di Roberto Mancini, che a Wembley ha battuto l'Inghilterra ai rigori. L'Italia è campione d'Europa dopo 53 anni e la Coppa è il sapore della rinascita in un periodo tra i peggiori della storia mondiale a causa della pandemia. In piccoli e grandi comuni abruzzesi, così come nel resto della penisola, è stato un susseguirsi di cori da stadio, urla, clacson che suonavano all'impazzata, trombette e fuochi d'artificio. Stiamo godendo! Diamo! Diamo! Delino! Diamo! I primi caroselli di auto sono partiti subito dopo l'ultimo rigore e sono stati migliaia i tifosi che si sono subito riversati nelle strade da Martinsicuro a San Salvo, dalla costa alle aree interne. A Pescara c'è stato un bagno collettivo nella Fontana Cascella di Piazza Primo Maggio e auto che sfilavano sulla riviera, come mostrano le immagini e le interviste realizzate da Francesco Paolo Salviano. Bicicletta da dove? Da Città Sant'Angelo, volevo venire a vedere il corteo ed è bello vedere tutti gioiosi e finalmente insieme, anche se non ci si può abbracciare, però la gioia finalmente dopo un periodo difficile. Sono senza voce, siamo una grande squadra, noi italiani e loro, la nazionale. Una grandissima partita da parte dei nostri giocatori, con tanta sofferenza, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Forza Italia e un abbraccio a tutti. E siamo contenti che abbiamo vinto, ce lo meritavamo. Un'emozione unica, indimenticabile. E il migliore in campo è stato? Gigi Donnarumma. Secondo me, Leonardo Bonucci. Donnarumma è il giocatore migliore. Bello festeggiare in famiglia. Con i figli soprattutto. I campioni dell'Europa siamo noi! Stesse scene a Chieti, in piazza Valignani, piazza Trento Trieste, davanti alla chiesa della Santissima Trinità e nella zona dello scalo. A Teramo piazza Duomo in festa, mentre all'Aquila a colorarsi di azzurro è stata l'area limitrofa alla Fontana Luminosa. Chi è rimasto a casa ha esultato sventolando le bandiere tricolori dai balconi e dalle finestre per evitare i rischi del Covid, ma in molti, soprattutto i giovani, hanno sfidato il virus indomiti e senza paura. Per gli assembramenti si sono uniti a coetanei e amici davanti ai megatelevisori installati all'aperto da bar, locali e stabilimenti balneari. Le questure hanno rafforzato i controlli per scongiurare il rischio di maxi assembramenti, ma deve essere stata un'impresa titanica arginare il fiume in piena di gente in delirio, come mostrano le immagini dei video girati ovunque, e quelle che vi stiamo mostrando si riferiscono, oltre che ai festeggiamenti di Pescara, anche a quelli di Lanciano e Sulmona, dove le riprese sono state realizzate da Claudio Senerchia e Marco Prosperini. E dopo gli europei di calcio, la vittoria degli azzurri, tra i quali spicca la maglia dell'abruzzese di manopello Marco Verratti, ora tutti pronti a sostenere l'atleta teramana Gaia Sabatini, che proprio ieri a Tallinn, capitale dell'Estonia, si è laureata campionessa d'Europa Under 23 nei 1500 metri ed è pronta per affrontare le Olimpiadi di Tokyo che partiranno il prossimo 23 luglio.